Bentornati in diretta, vi abbiamo già detto che ci sarà la celebrazione del Rosario da Lourdes a partire dalle 5 questa volta ed è, se volete, anche la nostra risposta, è il modo con cui possiamo rispondere alla richiesta di Papa Francesco. Pregate per questo viaggio, pregate per me, beh, lo possiamo fare proprio attraverso il Santo Rosario alle 17, quindi non nel consueto orario delle 18. Intanto Papa Francesco a minuti atterra all'eliporto di Gerusalemme sul Monte Scopus e inizia, Marco, un'altra delicatissima fase di questo pellegrinaggio. Sì, l'abbiamo detto tante volte, è un po' il culmine di questo pellegrinaggio. Incontra il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, con il quale, e non solo con lui, ma anche con gli altri rappresentanti delle confessioni cristiane, si troveranno nel Santo Sepolcro alle 18, noi saremo lì con loro, per la preghiera ecumenica, proprio nel luogo dove Gesù è morto e poi risorto, perché il Santo Sepolcro ingloba sia il Monte Calvario che il luogo della sepoltura di Gesù. È il momento fondamentale, anche perché questo pellegrinaggio, ricordiamolo, è a 50 anni dall'abbraccio tra Paolo VI ed Atenagora, ed è su quella scia che Francesco si è messo e ci ha chiesto di andare con lui, dietro di lui. Stefania Falasca, un incontro voluto fortemente da Bartolomeo. Sì, io ribadisco che questo è un pellegrinaggio a due. Due chiese sorelle che si mettono in cammino e si incontrano là proprio dov'è il luogo che è stato per secoli il simbolo e il segno delle contraddizioni e delle divisioni tra i cristiani. Non c'è un gesto precedente a questo nella storia della Chiesa. E la fermezza con cui ce lo ricordi ci fa capire che noi su questo ci dobbiamo veramente riflettere. Confrontare. Perché è necessario farlo, Stefano? Perché voi avete sentito anche prima la necessità della pace. Ora, per come è stato detto nel Concilio Vaticano II, attualmente che cosa significa anche l'unità tra i cristiani? Questo avremo modo di dirlo anche in seguito nel suo fondamento, diciamo così, che è anche strettamente ecclesiale. Ma che cosa vuol dire al tempo di adesso, nel contemporaneo, questioni? Vuol dire essenzialmente che anche i cristiani devono stare uniti, devono stare insieme per quello che riguarda A, il bene comune, B, la ricerca della pace. Queste erano le direzioni da cui, che poi sono andate avanti rispetto al Concilio, che Francesco ha preso e che adesso anche il patriarca ecumenico di Costantinopoli ha fatto proprie in un momento evidentemente di grazia. Ecco. Stefania, abbiamo un minuto, dobbiamo essere bravissimi. Tante celebrazioni per il Concilio, ma questo pellegrinaggio proprio... io credo che sia proprio un'icona di quelle strade, di quelle prospettive che si erano aperte nel Concilio. L'unità dei cristiani, l'ecumenismo e il dialogo interreligioso erano queste le strade maestre che la Chiesa doveva percorrere per far avanzare le vie di Dio. E Gerusalemme è la madre di tutte le chiese. Ora bisogna capire qui, adesso, che significato ha questo momento per la Chiesa, ma per il destino degli uomini. Noi lo capiremo tra pochissimo. Tra due secondi andiamo a Lourdes, accompagniamo così Papa Francesco. E poi ci vediamo subito dopo. Stefania Falasca, Marco Burini e tanti altri ospiti.